Apple raddoppia, anzi triplica, e dopo l'iPhone X dello scorso anno ha portato sul mercato i suoi nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max. Alla fine di ottobre arriverà anche l'iPhone XR di fascia leggermente più bassa. Devo dire che quest'anno i nomi dei nuovi iPhone sono decisamente un po' difficili da pronunciare. Comunque, dopo averveli fatti conoscere direttamente dallo Steve Jobs Theater di Cupertino e dopo anche un veloce unboxing in compagnia di questo Apple Watch Series 4, ho passato qualche giorno in compagnia di questo iPhone XS Max e ora vi dico cosa ne penso. Come al solito, le versioni S degli iPhone non vanno a stravolgere il design, che resta praticamente invariato rispetto ad iPhone X. In questa versione Max, non più Plus o Plus come in passato, cambiano ovviamente le dimensioni. Circa 1,5 mm in più di altezza e poco meno di 1 mm in larghezza. Per fare un esempio, è grande quanto un iPhone 8 Plus oppure come un Huawei P20 Pro. Dimensioni, display e batteria sono le uniche differenze in pratica tra l'iPhone XS e l'iPhone XS Max, che non è sicuramente tra gli smartphone più comodi da utilizzare con una sola mano, ma parliamo comunque di un display da 6.5 pollici. Utilizzandolo con la sinistra è praticamente quasi impossibile accedere al pannello di controllo, anche utilizzando la funzione Reachability per far scorrere l'interfaccia verso il basso, una funzione che personalmente non mi facilita le cose più di tanto, oltre ad aggiungere anche una gesture in più. La parte posteriore in vetro, che Apple dichiara ancora più resistente, permette comunque di avere una maggiore aderenza alla mano, ma si fanno comunque anche sentire abbastanza i circa 210 grammi di peso dovuti in modo particolare alla scocca in acciaio. L'aggiunta di una cover non farà che peggiorare la situazione. Rispetto alla generazione precedente ci sono anche altre differenze per quanto riguarda il design. Innanzitutto questa colorazione oro sia della parte posteriore sia del frame in acciaio, ed aumenta anche la resistenza ad acqua e polvere. Passiamo infatti da una certificazione IP67 ad una IP68. Potrà quindi resistere immerso in circa 2 metri d'acqua per una trentina di minuti. Ovviamente una delle caratteristiche principali di questo iPhone XS Max è il display, un OLED da 6.5 pollici di diagonale con il 3D Touch, supporto alla gamma cromatica P3, HDR10, Dolby Vision e l'immancabile notch. Questo pannello ha una risoluzione di 2688x1242 pixel in rapporto 19.5 noni, una densità di 458 ppi ed il True Tone, che regola automaticamente il punto di bianco a seconda dell'illuminazione ambientale. La visibilità di questo display all'aperto è ottima sia grazie all'elevato contrasto che alla luminosità, che raggiunge picchi di 625 candele al metro quadro. L'analisi del display ha rilevato ottimi valori anche per quanto riguarda il delta E sui colori e sui grigi, che si attestano rispettivamente su 2.2 e 2.1. La copertura sRGB è del 99.2% e non ci sono problemi di visualizzazione anche con lenti da sole polarizzate. Un display più grande con un maggiore spazio a nostra disposizione, che ci consentirà ad esempio di vedere in split view le impostazioni, ma anche i messaggi, il calendario, ma non c'è ad esempio la possibilità di ruotare anche la home come sui precedenti Plus. Molte applicazioni inoltre non saranno altro che delle versioni ingrandite di quelle per iPhone X e XS. Gli sviluppatori eventualmente potranno aggiornare le loro applicazioni per sfruttare al massimo lo spazio offerto dal Max. Altra importante novità è il processore. Apple infatti è stata la prima a portare sul mercato un chip realizzato con un processo produttivo a 7 nanometri, l'Apple A12 Bionic, che consente di avere una maggiore efficienza in termini di potenza e consumi. Apple non lo ha dichiarato ufficialmente, ma l'iPhone XS Max ha 4 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X. Per quanto riguarda invece lo spazio di archiviazione, ci sono tagli da 64, 256 e quest'anno novità anche da 512 GB. Una delle caratteristiche dell'Apple A12 Bionic è il motore neurale di nuova generazione, estremamente più veloce, che consente di accelerare il cosiddetto apprendimento automatico in tempo reale, il machine learning. A beneficiarne saranno in modo particolare la realtà aumentata e la fotocamera. Nel primo caso avremo un riconoscimento più rapido delle scene, nel secondo una maggiore precisione per animoji, mimoji e la modalità ritratto in tempo reale. Nell'utilizzo quotidiano abbiamo un'interfaccia sempre molto reattiva, merito anche delle ottimizzazioni di iOS 12 e giochi che riescono ad aggiungere un dettaglio grafico ormai paragonabile a quello di console dedicate.
Sotto stress prolungato, l'ho notato in modo particolare, quando utilizziamo applicazioni di realtà aumentata oppure gli animoji, c'è un incremento della temperatura sulla parte posteriore che dopo un po' comporta un abbassamento temporaneo della luminosità del display. Migliora il Face ID, il riconoscimento del volto, che ora è più accurato sia grazie ad un nuovo algoritmo sia grazie anche al Secure Enclave del processore Apple A12 Bionic. Il sistema di sblocco è decisamente rapido e dopo averlo utilizzato per quasi un anno devo dire che difficilmente tornerei al Touch ID. Anche il comparto fotografico è stato migliorato, non tanto per quanto riguarda la fotocamera anteriore, che resta una 7 megapixel con apertura f2.2, ma per quanto riguarda quella posteriore, sempre sporgente rispetto alla scocca, che mantiene la configurazione di iPhone X, ma adotta ora un nuovo sensore più veloce, sempre da 12 megapixel, con pixel più grandi, che consentono di catturare più luce. I benefici si notano maggiormente quando scattiamo foto in ambienti poco illuminati. Ho notato un notevole miglioramento anche nella modalità ritratto, sia tramite la fotocamera anteriore che quella posteriore. In questa modalità il nuovo processore d'immagine ed il motore neurale consentono una migliore separazione del soggetto ed anche la possibilità di avere un'anteprima live dell'effetto di illuminazione. Successivamente allo scatto è anche possibile variare la sfocatura dello sfondo. Queste funzioni purtroppo non arriveranno su iPhone X e non arriverà nemmeno lo Smart HDR reso possibile proprio dal nuovo hardware di XS, che consente di recuperare parte delle informazioni nelle zone in ombra e nelle zone maggiormente illuminate per compensarle in modo intelligente tramite un apposito algoritmo. La qualità delle foto scattate tramite la fotocamera posteriore è ottima, anche se la trovo sempre un po' al di sotto di altri competitors, come ad esempio il P20 Pro di Huawei, che da questo punto di vista ha raggiunto un livello decisamente elevato, in modo particolare nelle foto in notturna. Qui Apple ha comunque fatto un buon passo in avanti rispetto all'iPhone X. E finalmente arriva anche la registrazione dell'audio stereo per quanto riguarda i video, che hanno una risoluzione massima 4K a 60 frame al secondo con stabilizzazione sia ottica che digitale. I video hanno un'ottima qualità, da questo punto di vista direi che Apple è quasi imbattibile. La fotocamera anteriore riesce ora a registrare video in risoluzione Full HD a 60 frame al secondo con stabilizzazione digitale. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone. L'iPhone XS Max supporta l'LTE in classe Gigabit, anche il Wi-Fi AC e il Bluetooth 5.0. Per la prima volta invece un iPhone è un dual SIM, anche se abbiamo la prima SIM che è una classica nano SIM, la seconda è una eSIM, quindi una SIM virtuale che verrà comunque supportata nei prossimi mesi, ma in Italia ancora non ci sono informazioni per quanto riguarda il possibile supporto da parte dei gestori. Solo per il mercato cinese invece è stata messa in vendita una versione del XS Max con due slot per nano SIM. In questi giorni di utilizzo non ho avuto nessun problema per quanto riguarda la ricezione, sempre ottima, così come ho trovato decisamente corposo e anche con un volume abbastanza elevato la qualità audio tramite la capsula auricolare. Ma quello che Apple ha davvero migliorato quest'anno è la qualità dei due speaker stereo, che offrono una separazione dei due canali estremamente più efficace ed anche un volume decisamente potente.
concludo parlando della batteria. Apple di solito non fornisce informazioni per quanto riguarda l'amperaggio, ma dai vari teardown è risultato che questo XS Max ha una batteria da 3174 mAh, 12 Wh. Rispetto ad iPhone X abbiamo il supporto alla ricarica wireless rapida, così come c'è sempre anche la ricarica rapida tramite il cavo, anche se è necessario acquistare un caricabatterie opzionale. In confezione infatti c'è ancora il classico caricabatterie da 5 W che riesce a caricare la batteria in poco meno di 3 ore. Apple dichiara che iPhone XS Max offre fino a 1.5 ore di autonomia in più rispetto ad iPhone X e, come rilevato anche nel corso del nostro live batteria, mediamente sono riuscito ad aggiungere circa 6 ore di display attivo su 12 ore di attività, un risultato tutto sommato buono. In conclusione, questo iPhone XS Max è sicuramente max anche nel prezzo. In Italia infatti partiamo da 1289 euro per la versione da 64 giga e saliamo fino a 1689 euro per la versione da 512 GB. Troppi, decisamente troppi. Sono tante comunque le cose che mi sono piaciute di questo iPhone XS Max, principalmente le prestazioni, ma anche il display, la qualità costruttiva e la qualità audio. Di contro, non si usa facilmente con una sola mano ed inoltre non condivido la scelta di Apple di non includere un caricabatterie rapido ed anche di aver tolto dalla confezione l'adattatore per il jack audio da 3.5 mm, che per molti può essere ancora molto utile. Alternative a questo iPhone XS Max, direi che probabilmente il Galaxy Note 9 di Samsung con la sua S Pen potrebbe essere un'alternativa appunto decisamente valida. Comunque, per avere qualche informazione in più su questo iPhone XS Max, per vedere anche le foto e i video che ho registrato in questi giorni, vi invito come di consueto a leggere anche la recensione completa che trovate online sulle pagine di HD Blog.